Buongiorno a tutti. Io volevo solamente richiamare alcuni aspetti, così di riflessione. Siamo convinti che ci sia ancora bisogno di approfondire alcune conoscenze. Noi nella nostra regione abbiamo parecchie lacune sugli aspetti, per esempio, degli invertebrati, dei chirotteri. Stiamo facendo un lavoro anche, soprattutto aiutati dai musei, che hanno, almeno nella nostra provincia, un grosso ruolo in questo senso, in termini di conoscenza. Io però sottolineerei il fatto che oltre che bisogno di conoscenza abbiamo una forte necessità di relazione, cioè di rapporto con l'esterno, io direi non solo di didattica, ma di relazione anche con le componenti sociali ed economiche, su quelli che sono i valori e su questo va investito molto. Un buon lavoro, lo dobbiamo riconoscere, al progetto Fahrenheit che è stato portato avanti e che ha avuto modo anche di sviluppare degli incontri con le province e con le regioni. Progetti come questo vanno sicuramente intensificati perché far conoscere il valore alle comunità sociali in sé è importantissimo, anche perché ci sembra che le nuove generazioni non abbiano quella sensibilità che forse la generazione di mezzo nella quale io mi colloco abbia forse un po' coltivato. C'è questo rischio di perdere sulla scia un po' delle istanze, del dover avere tutto subito, qualsiasi informazione, del dover dare risposte immediate, si perda anche un po' il senso della tutela naturale che è fatta necessariamente anche di sobrietà, di rispetto, di attesa e di considerazione della complessità. Quindi su questo punto va fatto un lavoro forte in termini di sviluppo delle capacità di relazione. Per quel che riguarda le risorse, sono poche, lo sono anche per noi. Ovviamente, come mi ha già anticipato il collega del Friuli, sul PSR va fatto un grosso lavoro. Noi stiamo tentando di sviluppare, per esempio, tutto quel lavoro di conoscenza dei benefici ecosistemici, dei servizi ecosistemici, che sono parte fondamentale per dare concretezza, proprio quantitativa, al valore delle componenti naturali. Altrimenti, se non riusciamo a sviluppare questo, credo che molte misure ci verranno negate e quindi sarebbe già un punto di partenza sbagliato. E su questo quindi noi cerchiamo appunto di lavorare e raccolgo proprio anche l'invito del collega del Friuli di sviluppare un tavolo proprio specifico su questo. C'è poco tempo, ma credo che si possa fare ancora molto. Un'altra cosa, volevo così richiamare, ma sono stato anticipato con grande energia dal dottor Grimaldi sul discorso di una sorta di confronto, ma io vorrei dire quasi alleanza con gli imprenditori turistici, non solo gli imprenditori agricoli, ma anche gli imprenditori turistici, perché almeno per il territorio alpino noi crediamo che sia un fattore fondamentale, strategico, un settore strategico col quale va sicuramente intrattenuto un rapporto proprio costruttivo. Da questo punto di vista in Trentino stiamo tentando una strada che è quella di rendere consapevoli le comunità locali dei valori che hanno in gioco nel loro territorio e cercare di far sì che propongano una valorizzazione del loro territorio anche in termini turistici, agroturistici e quant'altro, commisurata proprio alle necessità collegata, non solo, alle necessità della conservazione e quindi dei valori che hanno in gioco. Da questo punto di vista si è attivato tutto un discorso di costruzione di reti di delega, di gestione, con gli accordi sottoscritti con la provincia che rimane, l'autorità provinciale rimane sempre l'autorità coordinatrice e responsabile, e quindi il nostro lavoro in futuro di addetti diventerà soprattutto un lavoro di coordinamento, come dire, controllo e coordinamento continuo e di promozione. Questo è un tentativo che stiamo portando avanti e rispetto a questo mi collegherei al discorso del monitoraggio. Monitoraggio può essere solo se viene collegato a un discorso di rete ecologica. Rete ecologica, cioè non è possibile parlare di estendere la tutela, i vincoli, la conoscenza agli habitat e alle specie fuori dal territorio di Natura 2000, voglio dire, se non lo si colloca nell'ambito di una rete funzionale ecologica che tenga conto dei flussi in essere, dei territori di
di connettività specifica, di tutto quello che qualifica il territorio nella sua rete. Noi facciamo parte della regione biogeografica alpina come unico regno di conservazione e crediamo che sia particolarmente sentito. Già la Lombardia so che ha già sviluppato un progetto di rete, ci stiamo collegando anche noi in questi termini proprio per sviluppare. Monitoraggio quindi potrà derivare proprio dall'implementazione di una rete, anche perché attraverso la rete si possono ricostituire i range effettivi di popolazione, rapportarsi un po' con quelle che sono le priorità sul territorio, e in questi termini credo che dovremo sviluppare l'attività futura di gestione della natura. Mi associo a quanto detto dal dottor Grimaldi, ovviamente credendo anch'io che forse è giunto il momento, perché noi della conservazione usciamo un po' dalla famiglia, voglio dire, siamo già diventati in qualche maniera adulti e quindi rapportarci con l'esterno è necessario e fondamentale. Chiudo, grazie. Grazie mille.